Ciao a tutti amici di Tecnoandroid, potevo aspettare, potevo farla domani con attrezzature migliori, invece no, ero troppo curiosa di mostrarvi il Samsung Galaxy S8 Plus e il contenuto della sua confezione, quindi perdonate la location, perdonate la qualità video che non è massima, ma dovevo correre in hotel a spacchettare questo terminale per dirvi immediatamente le mie impressioni, soprattutto a livello estetico, perché chiaramente i test sono tutti davanti. Andiamo quindi a scoprire insieme cosa c'è nella confezione di Samsung Galaxy S8 Plus e soprattutto com'è a livello estetico. Eccoci finalmente davanti al Samsung Galaxy S8 Plus. Io innanzitutto mi scuso per la qualità video, mi sembra di essere ritornata indietro nel tempo, però non ci aspettavamo di poter avere terminali, quindi via di corsa in hotel perché sono troppo curiosa di mostrarvelo. Non vi nascondo che l'ho già acceso e l'ho già configurato, non ce la potevo fare durante il tragitto in macchina. Andiamo comunque ad aprire la confezione che è leggermente, ok, dura, si apre lateralmente in questo modo. Subito il terminale col suo bravo display always on, ma ve lo mostro a breve, lo mettiamo un attimo via. Poi all'interno della confezione abbiamo manualistica di base e graffettina per estrarre il carrellino di nano SIM, espansione di memoria, adattatore micro USB USB Type-C perché di quello è dotato il dispositivo, e poi USB OTG con chiaramente USB Type-C e ingresso USB standard, caricatore Quick Charge Adaptive Output 2A per questo dispositivo, colorazione nera. Continuiamo, prima chicca in assoluto, queste cuffie molto molto interessanti perché targate AKG, cuffie che vale assolutamente la pena di provare se riesco a toglierle dall'involucro, con una fattura molto particolare del cavo, sembra una maglia che non saprei definire come tessuto, potrebbe sembrare metallo ma in realtà non lo è. Ecco, la messa a fuoco non è il massimo, cerco di aggiustarla. No, non credo proprio sia metallo, è un tessuto particolare. Le testeremo, telecomandino chiaramente pronto. Andiamo avanti e ovviamente cavetto USB, USB Type-C per la ricarica della batteria e la connessione al computer. E poi ovviamente gli adattatori per i padiglioni auricolari. Ecco la chicca, lo prendiamo subito. Samsung Galaxy S8 Plus, un dispositivo veramente bello. Infinity Display, ben riuscito, ormai tramite rumors sapevamo praticamente tutto. Andiamo a dare un'occhiata sulla parte destra, cornice metallica, abbiamo tasto accensione e spegnimento sotto, speaker audio, banda per l'antenna chiaramente, microfono principale, USB Type-C, ingresso 3,5 mm per le cuffie, dall'altra parte tastino per richiamare Bixby, l'assistente dotato di intelligenza artificiale che dovrebbe capire le nostre esigenze. Io spero, fino adesso neanche le persone sono riuscite a capirmi, speriamo che almeno Bixby ci riesca. Bilancieri del volume, parte alta, carrellino per nano SIM e micro SD e microfono secondario, bande chiaramente per le antenne. Sul posteriore, per niente oleofobica la colorazione Arctic Silver che abbiamo ricevuto noi, un back panel arrotondato sui lati, davvero ben fatto, mi piace particolarmente a livello estetico questo S8 Plus. Poi andiamo a dare un'occhiata al sensore della fotocamera, 12 megapixel, non cambia nulla rispetto al passato a livello di sensore, quindi sempre un 12 megapixel con la sua apertura focale 1,7 pixel più grandi, lettore di impronte digitali che si sposta sul posteriore appena a fianco alla fotocamera, leggermente più piccolo del normale, messa a fuoco laser, flash LED, stabilizzazione ottica d'immagine e video in 4K. Ci spostiamo brevemente sul frontale di questo dispositivo, pannello da 6,2 pollici, un vero Infinity Display perché davvero il rapporto schermo-cornice è incredibile. Cerchiamo di, ok, adesso sapete tutti quanti il mio PIN, ma non fa niente, abbassiamo un po' la luminosità così lo vediamo più o meno bene. Protetto da Gorilla Glass, dovrebbe essere Gorilla Glass 5, un 6,2 pollici Super AMOLED con risoluzione Quad HD. Guardate fin dove arriva il display, tutti i tasti sono a schermo, questo qui sostituisce il tasto Home ed è sensibile alla pressione, questo dispositivo, questo tasto, ma effettivamente si può definire un tasto a schermo a tutti gli effetti, un device che sopra invece vanta ovviamente la capsula auricolare, ma le novità sono tante qui sopra, non soltanto per la camera frontale che è un 8 megapixel dotato di autofocus, attenzione, ma anche perché c'è lo scanner dell'iride. Ovviamente c'è anche poi chiaramente luminosità, prossimità e il piccolo LED per le notifiche. Io non
Ho provato ancora lo scanner dell'iride, non l'ho ancora configurato, vedremo come si comporterà durante i vari test. A livello hardware, su questo gioiellino abbiamo un processore Exynos 8895, un processore octa-core costruito a 10 nanometri e che promette di essere il meno 20% energivoro rispetto al passato. Vedremo, batteria da 3600 mAh su questa variante, quindi S8 Plus, 3000 sulla variante S8, 4 GB di memoria RAM, 64 GB di memoria interna per questo dispositivo. Android 7, chiaramente il sistema operativo 7.0 arriva già equipaggiato con questa versione. Sono davvero contenta di aver avuto la possibilità di averlo già fra le nostre mani, già in redazione con su D-Tech Android, perché in questo modo potremo fare i nostri test e cercare di capire se questo dispositivo così costoso può competere con tutti gli altri top di gamma presentati sul mercato. Io direi principalmente il suo rivale, almeno a questo giro, secondo me è LG G6, perché sono due terminali veramente ben fatti. Vedremo come si comporterà nei prossimi giorni. Intanto vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!